Vai. Partito il video, ciao! Oggi faremo il tutorial su un fantastico laboratorio, lavoretto, mi piace di più lavoretto, che abbiamo chiamato, mi sembra? 1, 2, 3, boom, giusto, abbiamo chiamato 1, 2, 3, boom. Sostanzialmente si tratta, cioè l'obiettivo sarebbe quello di ricreare gli sparacoriandoli, quelli che sparano i coriandoli. Allora, le cose che ci servono sono i coriandoli, poi dei rotoli di carta igienica. E i coriandoli dove sono? Coriandoli. Tutti in giro, benissimo. E i coriandoli, i rotoli di carta igienica, dei palloncini, coriandoli, palloncini, forbici, che le prendo io. Scotch, mi piace anche questo. Vola la roba. Scotch e basta, se non mi sono dimenticato niente, basta. Quindi prendiamo il rotolo di carta igienica. Un palloncino giallo, colore San Siro. Poi tagliamo il palloncino a metà. Ora, se uno dei fantastici miei valletti, qualcuno del genere, mi dà una mano, tagliamo il palloncino a metà, cioè a metà, quasi verso la fine. Tra un po' lontano, cioè, abbiamo delle forbici, però tra un po' lontano, ve lo prometto. Già abbiamo le forbici. Quindi prendiamo il palloncino, lo mettiamo sotto al rotolo di carta igienica, se ci riesco. Così. Prendiamo lo scotch e lo fissiamo bene, che non scappi, se no non funziona più niente. Così, e la base è fatta, cioè che ora il nostro sparacoriandoli dovrebbe funzionare già di per sé. Però adesso poi la parte più divertente è decorarlo tutto. Infatti oggi sfortunatamente non l'abbiamo potuto portare dietro, ma quel giorno dei lavoretti avremo lo scotch di carta su cui potremo colorare, metterci vari nastrini o bottoni o tantissime cose. Poi bisogna sbizzarrirsi con la fantasia. Il funzionamento sostanzialmente è finito, nel senso che mettendoci i nostri fantastici coriandoli dentro, un po' a caso, la maggior parte sono andati fuori, e poi li spariamo. Aspetta, così. Sono un genio, lo so. E poi... abbiamo finito! Ciao!